Ritrovati a Tamburo Battente, la trasmissione di Teleliguria Sud che va in onda ogni mercoledì sera e che conduco insieme al collega Renzo Raffaelli. Oggi parliamo di artigianato. Abbiamo nostro ospite Paolo Figoli, presidente di Confartigianato, impresario edile, una vita passata all'interno dell'associazione e soprattutto l'uomo che ha raccolto l'eredità di Alfredo Toti, lo storico presidente di Confartigianato. Con lui parleremo un pochettino dei problemi dell'associazione, dei problemi che affrontano un po' tutti gli artigiani. Voi sapete che gli artigiani sono l'asse portante di un'economia nazionale che si regge in buona parte proprio sulle piccole e medie imprese. E allora abbiamo deciso insieme al collega Raffaelli di sentire un po' quali sono i problemi di questa categoria. Lo facciamo appunto con Paolo Figoli, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, e allora andiamo subito al problema. Figoli, com'è la situazione dell'artigianato nella nostra provincia? Beh, la situazione dell'artigianato dal punto di vista dei numeri, diciamo che sono circa 6-7 mila le imprese artigiane, su un totale di imprese iscritte alla Camera di Commercio di 20 mila imprese. Una buona parte poi fanno parte dell'industria e del commercio e poi c'è l'agricoltura, quindi l'artigianato ricomprende queste 6-7 mila imprese. E noi come associazione superiamo le 2.000 imprese iscritte e quindi insomma, è un peso importante, anche perché, come lei ha già detto, l'artigianato pesa sul territorio, ma anche sul tessuto nazionale, oltre il 90%. Ecco, voi in questa tornata elettorale che si è appena conclusa, durante la campagna, avete radunato un po' tutti i parlamentari liguri, un'iniziativa che voleva arrivare dove? Dunque, non è la prima volta che lo facciamo, noi l'abbiamo già fatto sia per le regionali che per i parlamentari uscenti da questa tornata elettorale. Questa iniziativa si prefigge lo scopo di, prima di tutto, proporre una serie di proposte a favore dell'artigianato, naturalmente, che i parlamentari si devono formalmente impegnare a portare avanti e quindi vengono messi di fronte a portare avanti queste iniziative per i nostri associati nel loro percorso parlamentare. Poi durante il percorso parlamentare verranno monitorati e alla fine verrà reso pubblico il loro disco verde o rosso a seconda dei risultati. Quindi un modo per stimolare anche i nostri parlamentari ad occuparsi dei problemi reali delle categorie. E quelli uscenti, Presidente, quelli uscenti hanno avuto il disco rosso o il disco verde? Ci sono alcuni, adesso io non voglio fare nomi, alcuni hanno avuto il disco rosso, però ci sono anche quelli che hanno avuto il disco verde, che hanno portato avanti iniziative, hanno proposto leggi, hanno sicuramente... Ma perché non fare nomi? Cosa c'è? È una cosa, dovrebbe essere insomma, la trasparenza, no? Dare la pagelle ai parlamentari, tutto sommato è una cosa normale. Cioè, visto che vi siete posti questo obiettivo, ditelo anche chi sono quelli che hanno avuto il disco rosso e quelli il disco verde. Ma si possono leggere sul nostro sito regionale, basta seguire Confartigianato Liguria. Le elezioni sono passate. Le elezioni sono passate e... No, devo dire su questa nostra proposta che tutti i nostri parlamentari si sono formalmente adeguati impegnati. E hanno preso l'impegno per portare avanti questo rating. Ecco, senta, io sul vostro sito in questi giorni ho visto, evidentemente alla vigilia del voto, avete fatto girare una scritta, un appello, che diceva così più o meno... Fateci una bella promessa, non fateci promesse. Era un appello rivolto chiaramente ai candidati, però la sorpresa l'hanno fatta gli elettori. Una promessa è come se è stata una sorpresa. Cioè, vi attendete adesso sorprese anche dalla politica o no? Beh, noi, ripeto, abbiamo avuto incontri con i candidati del nostro territorio, abbiamo presentato le nostre istanze, abbiamo fatto presente quali sono le problematiche che vanno dal peso del fisco, dalla burocrazia che è pressante per le piccole imprese, soprattutto per le piccole imprese che non hanno possibilità di vincolarsi in questa appunto burocrazia.
e altre problematiche che vanno dall'accesso al credito o far crescere quello che è la formazione e il lavoro nel nostro territorio. E loro, devo dire, si sono impegnati. Come dice lei, la sorpresa l'hanno fatta gli elettori, però, ripeto, quelli, i nostri parlamentari spezzini l'impegno l'hanno preso e quindi ci auguriamo che mantengano le... Ecco, ma dal vostro osservatore, lei diceva, ci ha fornito i numeri appunto sulle imprese che sono presenti alla Spezia, ma il secondo, come dire, misurando lo stato di salute dell'impresa artigiana, ecco, noi possiamo dirci, come dice qualcuno, il peggio è passato, si intravedono segnali di ripresa o invece non intravedete? E quali sono soprattutto gli indicatori che vi consentono di misurare lo stato di salute dell'impresa artigiana? Sul territorio purtroppo il mercato interno sta soffrendo sempre enormemente, lo vediamo tutti i giorni appunto, essendo in contatto con le nostre imprese, con le problematiche che devono, di cui parlavo precedentemente e che non sono assolutamente risolte. Le imprese che si rapportano col mercato estero, quindi l'esportazione e l'innovazione tecnologica sicuramente hanno dato un contributo importante in questa crescita che leggiamo sui giornali. Però sul mercato interno c'è ancora tanta strada da fare. Ecco, senta Presidente, le piccole aziende artigiane molto spesso hanno 2, 3, 5 dipendenti o qualche volta addirittura il singolo che lavora. E molto spesso le aziende faticano a trovare operai specializzati, giovani che si affaccino in questo mondo artigianale. Cosa può fare la formazione, cosa possono fare gli enti per incentivare i giovani ad avere una professione? Perché poi le professioni, un bravo artigiano, un bravo idraulico vive alla grande se lavora bene. Certamente, le parole sagge sono le sue. Per incentivare la formazione noi abbiamo fatto tavole, abbiamo fatto accordi, non ultimo con la Regione, non ultimo con il Comune della Spezia, proprio per razionalizzare l'incontro tra la richiesta e la formazione. Quindi, semplificare, perché il problema è chi cerca lavoro spesso non sa a chi rivolgersi, i centri per l'impiego ormai hanno un po' di problemi e quindi questo coinvolgere tutte le figure che possono portare un contributo proprio per, sia per la formazione ma anche per le richieste delle imprese, evitare che i centri di formazione, gli enti di formazione siano fine a se stessi, ma che ci sia veramente la richiesta delle imprese e alle associazioni e a loro volta le portano a chi si occupa poi di organizzare. Ecco, perché spesso le associazioni cosa fanno? Assistono l'artigiano, gli iscritti, eccetera. Ecco, questo modo di aiutare anche sia i giovani che l'artigiano, di promuovere questa professionalità e questa formazione, perché la formazione è un po' tutto poi. Sì, è importantissima, anche deve essere una formazione. Abbiamo bisogno di figure professionali nuove, però che devono fondersi con le vecchie figure professionali, che sono quelle che ci danno l'indirizzo, che hanno le capacità, e quelle nuove sono quelle che si aprono verso le nuove tecnologie. E quindi la fusione tra queste figure del passato e del presente, che saranno quelle del futuro, è importantissimo, ci vuole integrazione. Spesso purtroppo troviamo in alcuni settori proprio la mancanza, ci sarebbe il lavoro ma manca la figura professionale, quindi è compito delle associazioni e degli enti di formazione far sì, aiutati naturalmente dagli enti regione, provincia, eccetera, e comune, far sì che ci sia questa formazione continua, soprattutto in quelle nicchie che richiedono una maggiore capacità formativa. In quali settori, scusi Presidente, c'è offerta e manca una domanda? Per quali figure professionali, ad esempio, c'è questo gap? Ma per esempio, sappiamo benissimo che per esempio Fincantieri, non più di l'anno scorso... Saldatori. Esatto, si è dovuta rivolgere a saldatori che venivano dai paesi dell'est, mi sembra, perché mancava questa figura professionale. Non è facile nei nostri giovani instillare queste... Perché è un mestiere difficile, Presidente. Beh, è un mestiere che necessita sicuramente formazione, necessita esperienza, che però è un mestiere duro, anche faticoso, duro. Che è un mestiere usurante, che però può dare soddisfazioni sicuramente. Ma ci sono corsi di formazione per i saldatori o non ci sono proprio qua in provincia?
Qui in provincia noi, come il nostro ente di formazione, non ha questa specifica, non fa questa specifica formazione. Però penso che se ci fosse comunque appunto un coordinamento si potrebbe sicuramente. E sono anni che manca questa figura professionale nella cantieristica spezzina. Venivo dalla Croazia, ricordo, ma molti anni fa, e ancora siamo punto a capo senza che si sia trovato un rimedio. Ripeto, i nostri giovani devono cambiare un po' la mentalità, perché insomma il nonno pensionato, il papà che continua a darti la pappa, insomma bisogna che camminino un po' con le loro gambe, devono anche adattarsi poi a queste nuove figure che ci presenta il mercato, che richiede il mercato. Ecco, quali sono i settori dell'artigianato che soffrono di più, che hanno sofferto di più la crisi? Beh, in primis sicuramente l'edilizia. Viene da 10 anni di crisi, tra diretti e indiretti ha perso 600.000 posti di lavoro. 600.000 posti di lavoro nazionali. Parlo di dati nazionali. La nostra provincia ha qualche dato? E sulla provincia non ho dati, però è stato pesante anche sulla provincia, sì. Purtroppo continua, come dicevo prima, ad avere problemi il mercato dell'edilizia, perché mancano. C'è una tassazione esagerata sugli immobili, chi vorrebbe investire non lo fa perché non ha una redditività necessaria, e quindi gli interventi pubblici si sono ridotti del 40%, parliamo del 40%, e quindi tutto il mercato interno, il mercato locale sta ancora. Ne risente, via. E senta, c'è un grosso dibattito sul piano urbanistico, sul piano regolatore. Ovviamente la vecchia giunta ha bloccato il PUC, adesso c'è questa discussione forte, gli ambientalisti che accusano l'amministrazione, mettono in guardia meglio l'amministrazione dal voler puntare sul cemento per risolvere un po' la crisi del settore. Lei come la pensa? Come si può fare per accontentare un po' tutti? Perché le colline vanno salvaguardate, però bisogna anche salvaguardare poi il lavoro. Certamente, io credo che il comune, gli amministratori del nostro comune abbiano le capacità e la consapevolezza, e mi sembra che vadano in questa direzione, quindi nel salvaguardare la zona collinare e nel implementare, d'altronde non si può tout court bloccare completamente la crescita diciamo del nostro settore, quindi se fatto con razionalità e salvaguardando le zone più a rischio, soprattutto parlo anche di rischio idrogeologico, credo che insomma una ripartenza ci possa essere. Quindi il PUC decaduto secondo voi è un buon segnale o no? Noi siamo sempre, sul vecchio PUC eravamo abbastanza perplessi, avevamo delle perplessità, perché appunto venendo già da questa crisi pensavamo che avrebbe potuto proprio inchiodare completamente il mercato e le attività delle nostre imprese. E quindi siamo soprattutto, abbiamo visto con un buon occhio anche l'implementazione del piano casa all'interno del PUC. Quanto può pesare il piano casa su una ripresa dell'edilizia? Beh, teniamo presente che chiunque, siccome ormai i grossi interventi non si fanno più, e chiunque voglia fare un piccolo intervento per ampliare il proprio immobile, per il figlio, per i nipoti, può accedere a questo strumento e può dare un contributo, noi ci auguriamo che sia un contributo importante al settore. Senta, Presidente, vai. No, una curiosità avevo, che quota rappresenta all'interno dell'universo artigianale il turismo, le aziende che lavorano sul turismo, visto che è una delle voci più favorevoli, quelle in grande crescita nella nostra provincia? Sì, è una delle dei pochi settori che sono in crescita. Noi lo stiamo cavalcando, stiamo portando iniziative, abbiamo costituito una rete di imprese dell'Alto Tirreno dove hanno aderito tante nuove imprese, insomma, è anche dare la possibilità a tanti giovani di inserirsi in un mondo lavorativo, vuoi aprendo un affittacamere, vuoi aprendo o mettendo altre attività. All'interno di questa rete di imprese non ci sono solo le imprese
che non ci sono solo gli affittacamere o i bed and breakfast, ma ci sono per esempio anche tutta la rete degli NCC, i taxi, e si propone... NCC, scusa, cosa significa? Non lo so. Il noleggio con conducente. Ah, giusto, giusto. Sì. Sì, sì. E si propone di accedere a questa rete di imprese, anzi ha già avuto dei contributi a livello europeo con dei progetti transfrontalieri insieme alla Corsica e la Costa Azzurra, e partecipa alle fiere del settore in modo da mettere in contatto diretto poi gli operatori con i nostri associati. Ecco, ma noi tutte le volte che ospitiamo, che abbiamo un ospite e con il quale parliamo di turismo, viene sempre fuori un problema che si trascina da tanto tempo, la mancanza di una governance, di una guida, di una cabina di regia, e quindi il turismo che fa sistema, che si organizza i distretti sono la strada giusta. Ecco, anche voi condividete questa analisi? Cosa proponete per superare questa confusione, questa mancata regia? Noi lo proponiamo già da qualche anno, questa mancanza di regia. Abbiamo fatto presente che non ci si può mettere adesso, siamo a ridosso di Pasqua e poi avremo le solite lamentele, a decidere e a vedere cosa possiamo fare per instradare questi flussi turistici che per fortuna continuano ad esserci nel nostro territorio. E alla fine della stagione turistica, quando siamo ottobre-novembre, già tutte le figure si dovrebbero mettere a un tavolo e ragionare sulla stagione successiva, ma non è facile. Il distretto, la proposta che ha fatto il Comune, è una proposta che è perseguibile, noi diamo il nostro contributo, c'è un tavolo, ci sono delle trattative e stiamo sicuramente cerchiamo di fare tutto il possibile proprio per evitare che poi ogni anno ci troviamo di fronte a lamentele, a problemi, certo. E poi non dimentichiamo, insomma, sì, il turista poi si può anche stufare, quindi dobbiamo stare molto attenti a saper gestire, certo, bene la cosa. E a questo proposito parliamo subito di Cinque Terre, perché non si può parlare di turismo se non ci mettiamo le Cinque Terre, che sono il vero motore non solo per la provincia di Spezia ma per l'intera regione, come dimostrano i dati turistici degli ultimi anni. Proprio in questi giorni è cominciato già si cominciano a rincorrere le voci che le ferrovie, che l'anno scorso facevano pagare la tratta sulle Cinque Terre con le Cinque Terre Express, 4 euro a persona. Ora, pagare 4 euro da Rio Maggiore andare a Manarola è un salasso un po' troppo forte. Addirittura ora parlano di 6 euro a persona per tratta. Non vi sembra che sia un mungere un po' il turista a questo punto? Non potreste fare anche voi, farvi partecipi di questa protesta con la Regione? Sì, noi siamo perfettamente d'accordo. Come dicevo prima, dobbiamo stare attenti, come diceva lei, a non mungere troppo il turista, perché poi il turista si stanca e poi per ricaduta. Abbiamo letto, per esempio, recentemente sul New York Times, mi sembra sul New York Times, che le Cinque Terre sono una meta da sconsigliare. Nella blacklist delle mete turistiche. Quando cominciano queste, c'è da preoccuparsi però. Sì, c'è da preoccuparsi e quindi, come dice lei, bisogna confrontarsi con la Regione, che è quella che poi gestisce le ferrovie, in modo da non esagerare e mantenere comunque dei livelli che sia, perché mettiamoci nei panni di una famiglia di stranieri che già hanno, insomma, spendono per farsi una vacanza, arrivano magari con papà, mamma e due figli o tre figli, e sì, più aggiungiamo tassa di soggiorno, la card delle Cinque Terre e più questo trasporto, un salasso, un dobbiamo piccolo salasso. Stare attenti, sì, a non esagerare. A proposito di Cinque Terre, c'è anche il trasporto marittimo. Trasporto marittimo che sta andando molto bene nel periodo estivo, insomma, è un toccasana per tutti perché elimina le macchine, però porta anche qualche problema c'è stato dai comuni, le critiche sono venute, mi pare, da Monterosso, Vernazza, insomma, un po' troppo affollamento, un po' troppe corse, eccetera. Però, oltre questo, il trasporto marittimo non potrebbe risolvere i problemi della viabilità su Porto Venere e Lerici anche durante la bassa stagione, non solo durante l'alta stagione? Sì, come diceva, sì, i battellieri
diciamo, svolgono un ottimo lavoro sul Golfo e si spingono appunto anche alle Cinque Terre. Consideriamo che è l'unica realtà del nostro territorio che occupa un centinaio di dipendenti. È una bella azienda. È una bella azienda e ha fatto grossi investimenti, ha acquistato nuove imbarcazioni, ha speso milioni di euro e quindi è un'azienda che, come tutte le aziende, comunque devono fare comunque un utile. E quindi questa viabilità nei comuni che si affacciano qui sul nostro golfo, viabilità via mare, dovrebbe essere importante per alleggerire il traffico e questi centri come possono essere Porto Venere, Lerici, poi parliamo, che è d'estate congestionato. Però naturalmente l'impresa deve fare i suoi conti e capire se c'è una convenienza economica. Se ci fosse, anche lì capisco che i momenti sono purtroppo molto pesanti dal punto di vista economico, ma la Regione contribuisse come contribuisce per esempio per il traffico, parlo della TC, no? Contribuisse, a questo punto si verrebbe presa sicuramente in considerazione questa possibilità. Forse sarebbe anche il caso di mettere mano un po' agli approdi, tutti insieme, gli enti e anche i privati, aiutare. Però insomma, ci sono certi approdi che sono un po' difficili anche per gli operatori bravi. Sì, perché nelle Cinque Terre gli approdi sono un po' sacrificati e quindi un potenziamento anche infrastrutturale per quanto riguarda gli approdi sarebbe necessario. I battellieri, parlando dei battellieri, della navigazione del Golfo dei Poeti, si è detta disposta a contribuire, poi naturalmente con tutte le dovute autorizzazioni dell'autorità portuale, eccetera, proprio per potenziare questi approdi e renderli più fruibili e meno pericolosi per tutti. Senta, Figuri, il nostro paese fa gran fatica ad attirare investimenti stranieri, lo sappiamo, per molti fattori. La giustizia lenta, la corruzione, la burocrazia che è imperversa. Ecco, le chiedo, aprire un'attività artigianale alla Spezia comporta procedure burocratiche faticose, laboriose? Insomma, è complicato o è facile? È uno e l'altro, perché ci sono da presentare tutta una serie di documentazioni, poi a seconda naturalmente dell'attività artigianale che uno vuole aprire, se ha bisogno anche di una infrastruttura che può essere un locale, eccetera, quindi poi deve sottostare a determinate normative, parlo di ASL, ARPAL, ambientali, che non sono Si potrebbe semplificare. Andrebbe semplificata la normativa, perché noi abbiamo un affastellamento di leggi, soprattutto per aprire le attività, che allontanano tanti possibili investitori o chi voglia comunque aprire. Diciamo che le associazioni sono qui per questo, fanno il ruolo di avviare queste nuove imprese, queste start-up. Ci sono anche la possibilità di accedere a dei contributi anche dalla Camera di Commercio proprio per le start-up. Però insomma, notiamo per esempio che nelle nuove aperture c'è molto turnover, cioè aprono poi dopo sei mesi, un anno richiudono perché non ce la fanno, perché sono troppo vessate appunto dalla burocrazia, dalla tassazione. Infatti. Senta, Figuri, un'altra cosa. Ho parlato di corruzione e mi è venuto in mente subito un flash che i giornali nei giorni scorsi hanno acceso i riflettori sul sistema di corruzione che vige, pare ancora oggi, nell'arsenale di Taranto. No? Un sistema di tangenti per cui se l'imprenditore voleva un appalto doveva pagare il 10% alle mazzette, agli ammiragli. Adesso le chiedo, avete mai avuto sentore voi di mazzette anche alla Spezia? Cioè, gli artigiani hanno mai segnalato episodi di questo tipo alla vostra associazione? No, assolutamente noi non abbiamo avuto nessuna segnalazione, nessun sentore. I nostri artigiani operano tranquillamente nel mercato senza avere nessuna pressione. Purtroppo subiscono tanta concorrenza, perché il mercato, come ripeto, il mercato interno è quello che è, quindi si subisce tanta concorrenza, i prezzi in tutte le attività calano, le offerte sono sempre più al ribasso, però poi vanno a discapito anche della qualità. La concorrenza di chi?
Dipende da settori. Abbiamo, per esempio, io posso dire dell'edilizia perché è il mio settore, nelle piccole ristrutturazioni noi abbiamo tanta concorrenza da imprese straniere. Poi gli organi di controllo, io dico sempre che dovrebbero andare a controllare fuori dagli orari di lavoro tradizionali e il sabato e la domenica, però gli organi di controllo nel sabato e la domenica non vanno a controllare. Lì sarebbe veramente da controllare e vedere chi è che opera fuori dalle regole del mercato. Pensa che il sovranismo che ha vinto le elezioni possa, come dire, contenere questo fenomeno o no? È un fenomeno che non è facile estirpare, secondo me, perché purtroppo, anche se in certi settori c'è l'autorità di vigilanza che è stata potenziata, parlo appunto anche dell'edilizia dell'ANAC con Cantone, però abbiamo letto anche, insomma, non molto tempo fa di episodi che insomma, portano sempre verso la corruzione, verso la concussione, certo. È sempre... I sindacati, figuri del commercio e dell'artigianato, hanno sempre avuto partiti di riferimento. La Confesercenti e la CNA da una parte guardavano ai partiti di sinistra, la Confartigianato e la Confcommercio ai partiti più moderati. Cos'è rimasto di quel mondo? Beh, sono rimaste forse dei bei ricordi, diciamo che oggi come oggi tutte le associazioni sono, possiamo dire che sono apartitiche, non hanno, si confrontano molto con la persona, con il politico persona, al di là della bandiera che porta, infatti noi, ripeto, il nostro rating è stato firmato da tutti, da esponenti del mondo di destra, di sinistra, di centro, quindi perché spero che ci sia veramente un rapporto che vede l'impresa, che vede l'associazione che rappresenta l'impresa e anzi credo che sia così, lo percepisco e quindi ideologicamente non siamo assolutamente neutrali. Quindi vuol dire che sono politiche diverse quelle che perseguono, altrimenti non si potrebbe capire, no? Che esistono due confederazioni per il commercio, per l'artigianato, se perseguissero le stesse politiche, avessero le stesse idee. Diciamo che le problematiche comunque sono quelle, cioè le stesse problematiche che abbiamo, che hanno i nostri associati, gli associati Confcommercio, e per niente siamo all'interno di Rete Impresa Italia, che raggruppa noi CNA, Confcommercio e Confesercenti, perché ci vogliamo rapportare a livello nazionale come unico interlocutore. E questo discorso che ritorna a questo discorso della regia, è inutile che quattro piccoli interlocutori vadano dal governo a presentare problematiche e istanze. Va a Rete Impresa Italia, che a turno si assume la presidenza e porta le richieste di tutte e quattro le associazioni. E quindi c'è questa regia comune, che è quella che poi porta i risultati, perché altrimenti... Già ti immagino. Uno dei problemi che affligge la sua associazione, come le altre, è quella dell'autotrasporto. Ultimamente c'è stato un grosso problema e credo che sia ancora in atto sul porto. Assistiamo spesso, oggi forse un po' di meno, ma fino a poche settimane fa molto di più, code lungo via Carducci per entrare in porto perché evidentemente qualcosa non ha funzionato. A che punto siamo? Queste code sono finite? Avete risolto il problema oppure c'è ancora molto da lavorare? No, c'è ancora da lavorare, anche se insieme ad autorità portuale e alla Spezia Container Terminal c'è un tavolo proprio per risolvere queste problematiche, perché soprattutto in determinati orari si forma questo afflusso che provoca queste code che diceva lei sulla bretella e diventa anche un pericolo, perché pericolo di incidenti. E tutto deriva dal fatto che l'infrastruttura che è stata fatta, quindi il sottopasso che porta poi agli spazi a mare, probabilmente non è sufficiente per la movimentazione che attualmente il porto è, anzi, che pare aumenterà. Questo si parla di 1.500.000 TEU, e quindi questa infrastruttura andrà sicuramente implementata. Diciamo che da queste trattative si comincia a vedere qualche soluzione, si sono diciamo individuate delle aree nella zona di Melara e penso anche nella zona di Santo Stefano dove temporaneamente
stoccare questo eccesso di container, dove poi verranno movimentate, penso, via ferrovia. Anche perché per i nostri associati comunque sono costi importanti, perché consideriamo che i tempi persi poi al varco doganale magari non permettono all'autotrasportatore, non so, la sera di essere a Parma o a Piacenza per rieffettuare il carico e dover rimandare il mattino successivo, e quindi con costi importanti per la propria attività. Ecco, la Presidente dell'Autorità Portuale qui proprio a Tamburo Battente ci disse che stava lavorando ad una bretella che dalla zona di Contici avrebbe unito il Molo Ravano per alleggerire i problemi di uscita e di entrata dei mezzi. È una soluzione che può portare benefici? Una soluzione che potrebbe migliorare la situazione. Il problema sono i tempi, perché per effettuare un'opera del genere, considerando come vanno le infrastrutture in Italia, i 2 anni potrebbero raddoppiare tranquillamente. E appunto, adesso queste soluzioni, diciamo, tampone che si cercano di trovare, dovrebbero comunque temporaneamente portare un miglioramento. Ecco, senta Ficolio, ho visto che voi da anni ormai entrate nelle scuole e parlate con i ragazzi dei valori dell'impresa artigiana. Ho visto che l'ultima volta l'avete fatto con un libro, Vorrei essere artigiano, no? Ecco, avete riscontrato in questo rapporto con i ragazzi che i ragazzi, come dire, hanno aspirazioni in questo mondo o invece sognano altre professioni, altre strade, altri percorsi da fare? Beh, se vediamo le interviste in televisione dei ragazzi, il bambino che spesso vuol fare il calciatore, la bambina che spesso dice vorrei fare la velina di Striscia la Notizia, la modella, no? Quindi nessuno può fare l'artigiano. Nessuno fa l'artigiano. Noi ci crediamo molto. Fu proprio il nostro presidente Totti che iniziò questa tradizione, visita continua, annuale, nelle scuole con questo libro, Da grande farò l'artigiano. E è la strada da percorrere. Iniziando, sì, adesso questo libro era per le scuole elementari e ha portato un contributo proprio al di là poi dei bambini, per far capire anche ai genitori, quello è importante, perché è la cultura del genitore anche che deve capire che non esiste solo il professore, il laureato, però ci sono anche altre attività che per i ragazzi possono dare tante soddisfazioni e magari trovare più facilmente un posto di lavoro. L'ultima cosa le chiedo, i primi mesi di questa nuova amministrazione Peracchini, ecco, il vostro giudizio è positivo, sta corrispondendo alle vostre aspettative o no questa amministrazione comunale? Noi possiamo dire che abbiamo un confronto continuo su alcune trattative, chiamiamole, su alcuni campi riusciamo ad avere ascolto, ad avere anche a ottenere le nostre richieste, su altre si sta lavorando, diciamo che c'è molto, molto ascolto, ecco, anche perché penso che una giunta giovane abbia bisogno anche degli interlocutori che hanno tanta esperienza sull'imprenditoriale, e quindi direi che sì, lasciamoli lavorare e poi ci esprimeremo magari nella prossima. Grazie Figoli, incontro. La ringraziamo della disponibilità. Grazie del suo intervento. Voi. Ringraziamo i nostri ascoltatori, io e il collega Riccardo Sottani ci diamo appuntamento al prossimo Tamburo Battente.